Ciao ragazze, allora il video di oggi sarà un video haul, un video in cui vi mostro gli ultimi acquisti e regali che ho ricevuto, regali non dalle aziende, quindi state tranquille, stiamo calmi, ma regali che ho ricevuto da genitori barra parenti in occasione di Pasqua. Non è stato un gran periodo, insomma, se mi seguite anche su Instagram o qui, insomma, l'ho già detto, quindi non sono stata particolarmente in vena di fare acquisti, però appunto mi sono in alcune occasioni, diciamo, magari voluta un pochino coccolare e ho comprato qualcosina, ma veramente proprio poco, ecco. Il più appunto sono regali di Pasqua o cosine, accessori che ho acquistato tanto tempo fa, quindi tipo un mese e mezzo fa. Parto random, diciamo, dalle ultime due cose che ho acquistato oggi da Sephora. Ho approfittato dell'avere un 20% di sconto. Tra l'altro non so con che criterio facciano lo sconto su Sephora, anzi, se lo sapete spiegatemelo, perché ad esempio utilizzando la mia tessera avrei avuto il 20% di sconto solo su un prodotto, utilizzando la tessera Sephora di mia sorella invece avevo il 20% di sconto su qualunque cosa. Per cui, dato che mia mamma aveva comprato anche delle cose lei, abbiamo utilizzato la tessera di mia sorella, però appunto io non compro molto da Sephora, quindi non so bene che criterio ci sia. In questo periodo, appunto, avendo un po' di tempo a disposizione, mi sono appassionata nel rivedere tanti video su YouTube. Nella quotidianità mi è un po' difficile dedicare tanto tempo a YouTube, ma non solo nel registrare video, ma anche nel guardare video. Mentre appunto ultimamente tra ponti e insomma una serie di cose ho avuto un pochino più di tempo, quindi mi sono dedicata un po' a guardare i video su YouTube e in particolare ho guardato molti video su prodotti consigliati, prodotti finiti, get ready with me, mi preparo con voi, insomma vari trucchi, e quindi mi sono un po' acculturata su determinati prodotti che non conoscevo. Tra l'altro oggi, vabbè, ho un trucco praticamente inesistente perché sono un po' di mascara. Sulle labbra invece ho Grande Amore di Nabla, che mi piace molto come colore, ma purtroppo non ha una grande durata, almeno su di me, nel senso che oggi l'ho dovuto riapplicare 3 volte e sono solo le 3:30, quindi non è proprio il massimo. Comunque, da Sephora ho fatto quindi 2 acquisti. Ho voluto comprare, ho visto un video di Giulia Cova, che devo dire non seguivo, ho iniziato a seguire in questo periodo e mi piace moltissimo. E lei in un video appunto faceva vedere che applicava questa CC Cream Red Correct alla centella asiatica dell'Herborian, e quindi l'ho voluta provare. Questa in realtà è la mini taglia, che da 15 ml, è piccolina, è tipo grande quanto un contorno occhi, però diciamo lei la utilizzava proprio al posto del fondotinta. Da Sephora invece mi hanno detto di utilizzarlo un po' come primer. Io in realtà appunto andando adesso verso il caldo mi sa che lo utilizzerò al posto del fondotinta, quindi magari ultimando con il correttore, e dovrebbe essere appunto una CC cream indicata per chi ha dei rossori, rossori che possono derivare da cupe rose, rossori da macchie di brufoli, da brufoli, insomma, la proverò qualche volta, magari farò un get ready with me in cui la provo con voi e vediamo insomma com'è. La taglia grande viene, mi sembra, sui 40 euro, 35-40 euro, questa veniva a 16,90 euro, però appunto io avevo quel 20%, quindi l'ho pagata sui 13 euro, 12 euro. Anzi, in realtà questa me l'ha regalata mia mamma, ad essere oneste. Altra cosa che invece mi sono comprata io, anche questo, allora, è un periodo che sono veramente fissata con i correttori. Sarà, no, gli anni che avanzano, il fatto che veramente ho una fissa soprattutto per il contorno occhi, legato a borse, occhiaie, le prime rughette che escono fuori, e quindi mi sono guardata 800 milioni di video sul come coprire le occhiaie, top correttori e così via. E in più video, molte ragazze parlavano benissimo di questo correttore, che è il Born This Way di Too Faced, il Super Coverage. Ho aspettato a comprarlo proprio perché volevo andare in negozio e provare i colori, in quanto ero indecisa se prendere il colore vanilla o il colore almond. Alla fine li ho provati entrambi, sono
Sulla mano sembrava che ci fosse molta differenza, in realtà addosso erano praticamente molto simili, uno era leggermente un pochino più chiaro, l'altro un pochino più scuro, e dal momento che appunto sotto le occhiaie va bene che voglio andare a illuminare, però voglio anche un po' correggere il color violaceo e appunto andando avanti sarò un pochino più abbronzata, ho voluto prendere le vanilla. Mi ha colpito tantissimo perché è veramente enorme come confezione, all'interno in realtà ci sono 15 ml di prodotto, quindi tanto quanto ce ne sono qua, ma è veramente grande, cioè vederlo così sembra praticamente un fondotinta. Io della Born This Way avevo provato già anche il fondotinta l'anno scorso, che all'inizio non mi era piaciuto, poi l'avevo rispolverato a settembre e mi piaceva da morire, tant'è vero che poi l'ho finito, l'ho ultimato. Vi farò sapere come mi trovo anche con questo, insomma ne ho sentito parlare veramente veramente bene, quindi l'ho voluto comprare. Questo mi sembra che a prezzo pieno venisse 29-30 euro e quindi l'ho pagato sui 23-24. Mi sono poi fatta lasciare un campioncino di fondotinta di Dior, il Forever Skin Glow, perché appunto sono curiosa di provarlo. Rimaniamo in tema beauty. Questo non è stato un mio acquisto ma un regalo. Mia madrina, insomma un'amica di mia mamma che è appunto la mia madrina, mi ha voluto fare un regalo per Pasqua e appunto mi ha regalato questa palette che io desideravo da tantissimo. Io sono piena di ombretti, piena di trucchi in generale, per cui sono sempre un po' titubante nel fare acquisti. Anche questi acquisti che ho fatto sono comunque stati oculati, erano dei prodotti su cui ci pensavo da un bel po' di tempo. Per me appunto, e truccandomi sempre in maniera molto semplice, mi sembra veramente sprecare soldi nel comprare altri correttori, fondotinta, rossetti e tutto quanto, calcolando tutti i rossetti e i prodotti in generale che ricevo e che possiedo. Però ogni volta che andavo da Sephora il mio occhio cadeva su questa palette, che è la palette Desert Dusk di Huda Beauty. Anche di questo ho guardato un sacco di tutorial, un sacco di recensioni, tutte ne parlavano benissimo, per cui insomma è arrivata questo dono di Pasqua super gradito. Io non l'ho ancora utilizzata, sto aspettando insomma di avere l'occasione giusta per utilizzarla, e però insomma la palette sicuramente la conoscete, è bellissima, eccola qua. Mi piacciono moltissimo i colori perché comunque sono dei colori molto omettibili, insomma recensioni di 3 o 4 che sono magari un pochino più forti, e quindi non vedo veramente l'ora di riprovarla, quindi questo in realtà non è un regalo ma è un acquisto che avevo fatto a settembre, e si trattava di un paio di occhiali da sole, no scusate, un paio di occhiali da vista della Ray-Ban, che in realtà nascevano come occhiali da sole ma io poi mi ero fatta mettere la lente. Io fortunatamente non ho grandi problemi di vista, li uso più che altro come occhiali da riposo, utilizzando per lavoro il computer tutto il giorno, quindi quando appunto sto al computer piuttosto che devo leggere per tante ore ho sempre utilizzato gli occhiali da vista dai tempi del liceo, per cui insomma mi piace ogni tot tempo cambiare montatura, magari averne due o tre da cambiare anche in base al mattino, insomma magari me li tengo tutti in ufficio, quel mattino in base a come sono vestita li metto. Spinta un po' da mia sorella che aveva fatto anche lei una montatura della Ray-Ban ma diversa da questa perché aveva preso quella classica goccia da vista, mi ero fatta insomma convincere anche io di prendere questa montatura come occhiali da vista, però in realtà poi non me li vedevo, ecco, forse sarà che sono chiara, bionda e tutto, non mi vedevo questi occhiali da vista, per cui quando appunto li ho comprati nascevano in realtà come occhiali da sole, e i ragazzi appunto di questo ottico, e tra l'altro di Alassio, che vi consiglio se capitate insomma di lì, si chiama Ottica Foppa ed è proprio nel Budello, vicino alla Cuvea, che è una gelateria insomma piuttosto famosa di Alassio, proprio pieno centro di Alassio, è un ottico che è sempre strapieno perché fanno sempre delle super mega offerte. In questo momento non mi ricordo quanto li avevo pagati ma erano una cifra molto molto conveniente, per cui adesso nelle vacanze di Pasqua sono tornata e mi sono fatta rimettere le lenti da sole che appunto loro comunque mi avevano lasciato quando li avevo comprati. Gli occhiali in questione sono questi, mi spiace che mi rifletterà un pochino la telecamera, ok, comunque sono questi qua, quindi sono quelli che tendono ad essere una via di mezzo tra tondo e squadrato, non ho idea di come si chiamino, e hanno le lenti specchiate sul rosa, sul lilla, mi piacciono tantissimo come occhiali da sole, mi piacciono come occhiali da vista invece proprio non me li vedevo, anche se in realtà le mie amiche e i miei colleghi mi dicevano che mi stessero molto bene, ma no, non me li vedevo, per cui qua dentro appunto
le lenti da vista e ho rimesso quelle da sole. Io devo dire che gli occhiali Ray-Ban mi trovo sempre benissimo. Possiedo anche appunto un paio di montature, o forse solo una, a goccia, più insomma i classici Wayfarer, e devo dire che forse tra tutti rimangono i miei occhiali da sole preferiti. Rimanendo in tema lassio, un altro regalo, questa volta da parte dei miei genitori, sempre per Pasqua, è stata una borsa. Allora ragazze, io lo sapete, se mi conoscete da un po' di tempo, lo sapete che ho un problema di shopping, insomma di acquisto compulsivo con un po' tutto, ma in particolare con le borse, cioè le borse sono proprio il mio punto debole, io muoio per le borse, comprerei solo borse e non sono per me mai abbastanza. Un giorno ad Alassio vedo passare una ragazza molto stilosa che portava questa borsa e mi sono detta, cavolo che marca è? Io... insomma mi è già capitato nella mia vita di fermare la gente per strada e di farmi dire marche di borse piuttosto che di i nomi dei parrucchieri, insomma vabbè, ero in grado di farmi quei pezzi lì, però quel giorno non ero particolarmente in vena, non è che avessi proprio voglia di bloccare questa sconosciuta per strada, per cui mi sono messa, poi tornata a casa su Instagram e in qualche modo con qualche tag sono riuscita a trovare questa ragazza, cioè io non chiedetemi come. E praticamente questa ragazza nella foto indossava quella borsa in cui taggava sia il marchio, che è appunto The Jackson's Bag, The Jackson's London Bag, e un negozio di Alassio che si chiama Dantan, che vendeva queste borse. Quindi appunto ne ho poi parlato con mia mamma e mia mamma fa, guarda, tanto volevamo farti un regalino di Pasqua, vattela a comprare. Per cui quel giorno stesso sono andata appunto in questo negozio che c'è ad Alassio, che si chiama Dantan, di apostrofo Antan, la trovate anche su Instagram, vi lascio sempre il link qua sotto nel box informazioni, e quindi mi sono comprata questa borsa. La borsa in realtà è molto semplice, perché sono delle borse realizzate in Utah, in Bangladesh, con un progetto tutto dietro, insomma, per dare lavoro a queste donne bengalesi, spero di non aver sbagliato il nome, bengalesi, che appunto realizzano queste borse interamente a mano, e a quanto pare sarà il nuovo trend di quest'anno, insomma, si usano già da un paio d'anni, però quest'anno proprio andranno a manetta. Io inizialmente volevo prenderla color Utah, quindi quel beige classico, poi in realtà, insomma, la ragazza mi ha un po' aiutato nell'acquisto, perché mi ha detto, ma è una borsa che tu intendi indossare in città o indossare per andare in spiaggia? E io ho detto, no, più che altro per la città, e quindi mi ha detto, guarda, l'aiuta, rischi che risulti veramente una borsa più da spiaggia, per cui mi sono lanciata sul colorato. Vabbè, bando alle ciance, la borsa in questione è questa, con la scritta Bonjour. Io ho optato appunto per questo rosso corallo con la scritta Bonjour. Ne esistono due dimensioni, questa è la più piccola, che per me è già molto grande, ho una versione che è ancora più grande, per me troppo grande. Il prezzo di questa borsa è 68 euro, della versione più grande mi sembra 78. Appunto la potete acquistare online dal sito, ma in sterline, comunque non ha tutte le fantasie, o altrimenti potete cercare insomma nella vostra città se c'è un negozio che le rivende, tipo a Torino io credo che non ci sia nessun negozio che le abbia, altrimenti questo negozio di Alassio so che le spedisce anche. Io in realtà l'avrei voluta rossa con la scritta Amour, però non c'era, insomma ci sono varie scritte, c'è la scritta Summer, la scritta Holidays, la scritta Rosé All Day, una cosa del genere, poi Namaste, La Dolce Vita, Amour, insomma ci sono varie scritte, io ho voluto prendere questa qua che ho scritto Bonjour. Infine, ultimo acquisto che ho fatto io, ma l'ho fatto un bel po' di tempo fa, almeno un mesetto fa, l'ho fatto online, perché tutto è nato da questi cerchietti, insomma, vabbè, questi cerchietti ormai ce l'hanno tutti. Mia sorella se l'era comprato, secondo me sta veramente malissimo, però vabbè, se l'era comprato e quindi mi sono detta, va bene, lo voglio anch'io. Dal momento che appunto sapevo che mi sarebbe stato male e che forse non l'avrei indossato neanche una volta, mi sono detta, voglio spendere poco, quindi ho iniziato a cercare online dove trovarli a prezzo più basso in assoluto. In realtà adesso sono riuscita a trovare un posto, una pagina Instagram che li vende ancora meno, perché li vende a 3 euro l'uno, si chiama Mel Chic. Io invece li ho comprati su un sito che si chiama Nematilde, che è un sito molto molto carino, io questa ragazza la seguo da, non so,
millenni. E appunto questo negozio online molto molto carino, per cui abbiamo comprato 3 cerchietti, perché ovviamente vuoi non comprarne solo uno? No, ne ho presi 2, tutte e 2 in velluto, sia rosso che nero. Ma ragazzi, cioè, mi sta veramente male, forse il rosso è un po' meglio, non lo so, comunque non me lo vedo, quindi non so quanto tempo lo metterò. Oltretutto, anche se rimangono molto larghi, a me fanno male lo stesso. E invece mia sorella, che lo possedeva già nero, ma lei l'aveva comprato a Torino, tra l'altro nel negozio della mia amica Marta Zazazù, lei l'ha voluto prendere rosa, sempre in velluto. E qua, sul sito di Le Matilde costano 5,90 euro. Sul sito di Le Matilde in realtà avevo visto anche questo paio di orecchini che mi piacevano un sacco, che hanno da una parte gli strass con l'arcobaleno e dall'altra parte solamente l'orecchino con lo strass. Insomma, mi piaceva molto questa accoppiata, bellissima, secondo me molto molto carina, e anche questi li ho pagati, non mi ricordo se 5,90 euro o 6,90 euro, quindi insomma mi sono voluta fare questo regalo. Basta, direi che appunto non ho fatto acquisti shopping di vestiario, diciamo ormai è da un bel po' che non compro più nulla, un po' perché insomma con la fine dei saldi, insomma ho comprato le ultime volte a gennaio, febbraio, insomma con gli ultimi saldi, ormai aspetto la nuova stagione. A Torino adesso sembra che il caldo stia arrivando, ho iniziato a fare il cambio dell'armadio, insomma adesso cercherò di fare un bilancio e di capire veramente che cosa mi piace, quindi che cosa tengo, che cosa svuoto, quindi farò sicuramente uno svuoto all'armadio, e le cose di cui ho realmente bisogno, perché effettivamente mi sono un po' stancata di riempirmi di vestiti e poi insomma tenerli nell'armadio, però sapete che sono fatta così. Nulla, quindi fatemi sapere se questi acquisti, regali vi sono piaciuti, se conoscevate queste marche, se le avete già provate, se conoscevate le borse, se insomma le avevate già viste, e noi ci vediamo col prossimo video. Ciao!